La presentazione stamani al Verdi di amorosa presenza è stata anche l'occasione per la prima uscita ufficiale del nuovo sovrintendente del Teatro Lirico, Giuliano Polo, il quale, rispondendo alla domanda di una giornalista austriaca, così ha riassunto la strada che intende percorrere, ed è una strada che inizia dal territorio. Io credo che la posizione del Teatro Verdi sia quella di un teatro di riferimento su un territorio più ampio di quello della città di Trieste. Il teatro ha una funzione rispetto all'area, diciamo, della regione, ma anche delle vicine Austria, Slovenia e Croazia, che bisognerà cercare di sviluppare anche per dare maggiore prestigio alla nostra programmazione. In tal senso il sovrintendente intende sottolineare come il teatro si muoverà all'interno di questa sorta di nuova zona di riferimento. Rafforzare i rapporti del teatro con altre realtà teatrali del territorio, diciamo, chiamiamolo, di Alpe Adria. Questo è un auspicio, e anche facendo in modo che ci sia un apporto attivo di queste istituzioni nella nostra programmazione, cioè di stabilire un rapporto, diciamo, paritario o comunque di interlocuzione che renda il nostro teatro un punto di riferimento nelle produzioni musicali. A margine dell'incontro il sindaco di Piazza ha annunciato l'intenzione di proporre, una volta che la Croazia sarà entrata in Schengen, un nuovo concerto dei presidenti sulla falsariga di quello del luglio 2010, in un'ottica ancora più larga e che coinvolgerebbe l'intera area balcanica.